Nel suo intervento a Carte 2013 ha indicato i payment acquisition come l'area a maggiore potenziale di innovazione in ottica cliente centrica. Quali sono le novità in questo campo? Ma più che le novità direi che la normativa SEPA, l'introduzione del dare debit e soprattutto la tecnologia permette oggi agli istituti di entrare all'interno della filiera della payment acquisition con in punti molto precisi, quelli che noi chiamiamo spot, creando dei servizi a valore aggiunto. In fase di origination, in fase di acquisition, in fase di sicurezza e poi servizi a valore aggiunto in senso generale. Qui si apre quindi una frontiera per quelli che noi chiamiamo i wallet, la possibilità di implementare soluzioni proprio per la clientela retail che entrano nella user experience dei clienti in fase di acquisto e possa facilitare la modalità di pagamento per tutti i clienti. Ovviamente i merchant sono pronti ad accogliere queste cose. E ritengo che questa sia un'ottima opportunità, una grande sfida per gli istituti che devono poi stare attenti alla minaccia di altri player che sono sul mercato, tipicamente sul mondo dell'online, tipo Google o Apple, che stanno implementando dei loro canali di pagamento che poi si appoggiano a strumenti di pagamento bancari, ma che fondamentalmente drenano le informazioni sui pagamenti. I servizi a valore aggiunto di cui parlavamo prima sono, a nostro avviso, partono dalla valutazione di quello che viene acquistato, dai comportamenti dei clienti finali, per creare appunto un patrimonio e incentivare l'avvicinamento tra la domanda e l'offerta. Ora, se gli istituti non percorrono velocemente questa strada dei wallet, ma la lasciano implementare a quelli che sono operatori esterni, rischiano di perdere quello che oggi è un patrimonio non utilizzato, ma importante, che è il modello comportamentale della clientela retail. Un elemento chiave per le banche sono i modelli di pricing. Sì, allora chiaramente tutti questi strumenti, la normativa tende a alleggerire i costi sui clienti, sulla clientela finale e a creare degli strumenti che siano molto più trasparenti. Ora, il pricing non deve essere visto come il pricing sulla singola transazione, come era valutata prima dagli istituti, o il pricing di regolamento per l'utilizzo poi del conto corrente come strumento finale di appoggio. Quello che bisogna creare, quello che le banche devono mettere in campo è una nuova modalità di gestione del prezzo, magari in concerto anche col merchant, per fare un'apprezzatura di quella che è l'intera transazione, l'intera filiera, che sia conforme alle aspettative del cliente. Solo in questo modo anche gli istituti hanno un'opportunità di business, ma soprattutto il cliente ha l'opportunità di vedere la propria transazione valutata in maniera chiara e trasparente rispetto al valore e al tipo di acquisto che viene effettuato. A Carte ha dato anche le previsioni per il 2014 per il mondo dei pagamenti. Dal World Payment Report che noi produciamo come Capgemini insieme a Royal Bank of Scotland annualmente, abbiamo esposto un po' di panel di quelli che sono l'utilizzo delle transazioni non cash. Il dato rilevante è che si aspetta nel 2014 un aumento del 50% dell'operatività su mobile payment. È un dato significativo, però gli elementi che abbiamo ci dicono che il mobile payment avrà una crescita molto importante, quindi si parla di una crescita di mobile payment intorno al 50%, mentre una crescita dell'e-payment attestato intorno al 15-18%.